Dopo il caso Madonia, a Ballando con le Stelle, scoppia il caso Mariotto. Sabato scorso, lo stravagante giudice ha abbandonato di punto in bianco lo studio durante la semifinale del Dancing Show di Rai 1 e non vi ha fatto più ritorno. Lo stilista venezuelano ha raccolto le sue cose ed è uscito al seguito della Ballerina per una notte, Amanda Lear, con cui si è anche intrattenuto dietro le quinte tra risate e interviste. Vi devo far notare una cosa. Non c'è Guillermo Mariotto che si è alzato e si è allontanato dal teatro. Non siamo riusciti a recuperarlo, ha comunicato Milly Carlucci durante la diretta Gli voglio bene. Forse si è sentito poco bene, ma non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, di tanti colpi di scena. Sul perché il giudice ha abbandonato il programma senza dare spiegazioni sono state fatte svariate ipotesi, dal malore ad una discussione con uno degli autori dello show. Robero Alessi, una premier dell'atelier, si è sentita male e lui è corso in ospedale. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fatto sapere di aver sentito Guillermo Mariotto. Una sua premier, ossia la persona che è a capo dell'atelier Gattinoni di cui lui è stilista, è stata purtroppo ricoverata, credo per un'ernia, ha raccontato il giornalista. Comunque non una cosa gravissima per fortuna, che si risolverà. Allora cosa ha fatto Mariotto? È corso immediatamente all'atelier, è andato all'ospedale, lei era già ricoverata. Comunque è tornato all'atelier perché dovevano consegnare già da stasera 17 abiti d'alta moda ad un'altezza reale saudita, in Arabia. Quindi è corso lì perché doveva finire questo importantissimo lavoro. Mariotto sta andando in Arabia Saudita a consegnare i 17 abiti. Ricordo che un abito d'alta moda può costare decine di migliaia di euro. Per cui è una commessa importante per l'azienda per cui lui lavora, ha aggiunto Roberto Alessi. Così si è dovuto allontanare improvvisamente. Pare che non volessero neanche farlo uscire dagli studi, non è stato chiarito il perché di questo allontanamento, nemmeno la Carlucci lo sapeva o comunque non l'ha detto. Fortunatamente la cosa non è grave, adesso Mariotto sta preparando e concludendo i suoi 17 vestiti e sta andando in Arabia a consegnarli. Dopodiché tornerà e lo rivedremo sabato prossimo a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, il coup de théâtre con Mariotto è sempre dietro l'angolo. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato l'improvvisa sparizione del giudice da Ballando con le Stelle. Diciamo che Mariotto era in una delle sue serate a briglie sciolte, già da prima del programma ha svelato tra le Instagram stories, è eccentrico e imprevedibile, il coup de théâtre con lui è sempre dietro l'angolo. Non so cosa intenda fare, ma nell'edizione con il più ampio margine di imponderabilità della storia, tutto è possibile, anche che Milly molli Ballando e la sostituisca Vita Carbone. Perché Guillermo Mariotto ha abbandonato Ballando con le Stelle? Nelle scorse ore, la Maison Gattinoni di cui Guillermo Mariotto è direttore creativo è intervenuta sulla vicenda attraverso il suo ufficio stampa che ha dato la sua versione dei fatti a Il Messaggero. Il giudice ha abbandonato l'auditorium Rai intorno a mezzanotte e mezza perché non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista. Stando a quanto rivelato qualche settimana fa da Alberto Dandolo su Oggi, Guillermo Mariotto si è votato anima e corpo al culto religioso, e si sarebbe trasferito in una comunità cristiana ultraconservatrice alle porte di Roma, dedicando tutto il suo tempo a intensi esercizi spirituali.